Ma nostalgie. Iniziare un video qui, di notte, con loro due? Da quanto tempo in effetti? Benvenuti in questo posto che si chiama Erebor. No, allora, si chiama. È un gioco che si chiama League of Hobbit, non so se lo conoscete, io sì. Sapete che non abbiamo mai fatto questa quest che è qui davanti? E non la continueremo a fare. Allora. Scherzi a scherzi, questo cos'è? Il nano più forte del mondo. Fulmine! Dove sei? No, anzi, il leopardo savano. Yeehaw! E mega vibrazioni. Abbiate pazienza, ma devo controllare il telefono per mia vitale importanza. E allo stesso tempo devo, per vitale importanza, uccidere questo nano. Oh no, è sopra. Oh no, è sopra. Me lo sentivo. Ah, bene, si rifà questa cosa. Forza e coraggio. Quanto epico. Aspettate, no, è qui. Fantastico. Soldi. Ah, a proposito di soldi. Questo sì, rigenera cuoci, ritorni personaggio, puzzolenti, super schiaffo, attrai bottino, doppio bottino. Ok. Ora siamo overpower. You actually brought me the Mithril Warhammer. Oh, marvelous. I'm amazed you were able to carry it all this way. You must be almost as strong as yours truly. And I think that's an achievement worth celebrating. Rimetto i sottotitoli, scusate. Non so perché non ci fossero. Detto ciò. Oh yeah! Era molto contento del martello che gli abbiamo dato. Travestimenti, oh mio dio! È tipo il primo extra dei giochi Lego di un tempo. È la prima cosa che si faceva, comprare travestimenti. E lo compriamo solo ora. Spero che sia il classico denti, naso e baffi. Ehi? Io l'ho attivato? L'ho attivato? Ah, ma la mia dislessia, ho letto travestimenti invece di trovati soli. Travestimenti. Cioè, ecco, altra dislessia. Ho letto travestimenti invece di trova tesori. L'avevo detto giusto. Vabbè. Oh yes. Oh yes. Devo subito provare una cosa. Abbiate pazienza. Pensiamo bene a una. Questa qui. Aspettate. Vabbè, taglio nel video, va bene? Ah, via con la sigla. Ecco, facciamo così. Pensavo avessero messo i baffi nella cutscene e invece non l'hanno fatto. Questa sì che tristezza. Quanto tempo non vediamo questa cutscene? Mai. Tipo, dalla modalità storia che non la vediamo. Dalla mia blind run. Close the gate. Close the gate. Cosa ridete? Eccoli qua. Certo, come no. Forza, Kili. Andiamo a girare in tondo quei baffi nei barili. Oh yeah. Aspettate. Ora ho una motivazione in più. Con un bel 3000. Ah, quindi ce li ho tutti. 3840, esatto. Quindi l'avevamo preso il per 10. Ottimo. Detto ciò,
Torno nella terra di mezzo. Quanti soldi ho preso in tutta questa minima parte? Trilione di gilione. Molto semplicemente. Detto ciò, continua storia. Come continua storia? Sì, come vuoi. Ok, questo episodio ovviamente lo faremo tutto con travestimenti. Detto ciò, olè. Cominciamo appunto a fare un po' di pulizia, semplicemente. Perché vi dico la verità. Ho un piano, so perfettamente cosa fare. Avete presente che su Steam, quando completi un gioco e lo platini, ovviamente ti fa vedere che hai completato il gioco con tutti gli achievement sbloccati. Ma a differenza. Da quanto tempo, Avete presente che appunto Steam. Ah, non me lo fa vedere qua. Aspettate. Ecco, tipo io ho platinato Dragon Slayer, mi dice hai ottenuto ogni singolo achievement, congratulazioni, e mi fa vedere questo achievement che è l'ultimo che ho sbloccato. Ho platinato End of Fate e mi fa vedere Khan del Metallo perché è l'ultimo che ho sbloccato. Per dirvela tutta, quando platinai da solo di nuovo qua su Steam perché l'avevo platinato già su Xbox, il Signore Anelli, ho fatto in modo che questo fosse l'ultimo achievement da sbloccare, perché adoro l'immagine e poi più recente e via, lui se ne va. Tesoro, è troppo bello. Cioè, è proprio bella l'immagine. Quindi io vorrei che per Lego Hobbit ci fosse questo achievement come ultimo, ovvero completa tutte le missioni della Terra di Mezzo. Io non so se sarà possibile, visto che c'è anche l'achievement. Dov'è? Dove l'achievement completa il gioco al 100%. Perché c'è l'achievement completa il gioco al 100%. Eccolo qua. Non vorrei che mi ritrovassi questo alla fine. Quindi sicuramente questi due cercherò di farli sbloccare allo stesso momento, ma ce la faremo? Intanto consegniamo questo al tizio. Then you forged the Mithril mirror armor? Excellent. Now I should be able to withstand a few. A dozen. Hundred or so knocks before needing to be rescued. Thank you kindly. Thank you kindly. Oh. Prendiamo in giro? È uno degli extra, credo, più sottovalutati sempre. Attira gettoni è assolutamente uno degli extra numero uno da comprare, oltre ovviamente ai moltiplicatori. Perché già egli stesso è come se fosse un moltiplicatore, visto che tra una cosa e l'altra di gettoni se ne perdono un casino mentre si gioca, è assurdo. Togliamoci appunto tutti questi puntini verdi che mi danno fastidio. Stiamo già tirando abbastanza le somme, ce n'è ancora da completare di Lego Hobbit, altro che, però porca miseria, siamo più in là che in qua, vi prego. Lego Hobbit, cosa ne pensi, Aquila? Immaginavo. Hello there. Tac. Bisogna andare di qua. Sì, questo è un video un po', appunto, che volevo fare un video tampone nel quale andiamo a, che ne so, è il video ponte tra un tot di video esplorazione e i futuri video esplorazione che dovremo fare. Mi piace fare le cose pulite e ordinate e oggi lo dedichiamo a questo. Che poi, oh, dedicare questo vuol dire praticamente andare laddove possiamo comprare gli extra, quindi esattamente ciò che ci serve. Signorina, finalmente posso renderla contenta. A Mithril Falcon. And not a moment too soon. I thought I'd made a breakthrough with the birds, but it turns out the objects they were returning were. Well, let's just say it wasn't loot. Much obliged, friend.
Oh yeah! Finalmente, che poi per le sfide appunto io pensavo di averlo già comprato e invece... Whoopsie! Perfetto. Ok che ero invincibile, ma... Ah no, aspettate! Sono vivo! Sono Bilbo... Sono vivo. Allora, altri? Questo bifolco qua è ancora attivo. Ma la devono smettere di prendermi in giro. Andiamo da qui. Allora, dobbiamo prendere anche un bel po' di mithril. Ma il punto è, oddio, ma quando si completa una missione nel mondo di gioco si sbloccano anche i mithril? Perché ovviamente c'è anche l'achievement raccoglie tutti i mithril. Oh mamma. Oh mamma. Siamo nei guai. Mi sa che non riuscirò mai ad avere quell'achievement con Bard. Alla fine di tutto. Vabbè. Voglio fare un salto dal fabbro intanto. Sì, sì. Lady Nana. Come One? Vai. Hello there. Aspettate, ma non c'era un extra della forgiatura perfetta? No, perché c'è anche un achievement. C'è anche un achievement che diceva che era necessario. Forse è quello lì che abbiamo visto prima. Non vi ricordate che in tutte le esplorazioni di Lego Hobbit siamo passati tipo già due volte da quel nano che chiedeva un mithril per la forgiatura perfetta e mi sa che era proprio quello di qua. Allora dobbiamo andare lì. Signori, non so se avete capito quello che staremo per fare. Faremo il falò con i travestimenti. Oh, devo scegliere i personaggi giusti. Oddio. È difficile, difficile. Personaggi che proprio non abbiamo mai usato. Personaggi assolutamente così tanto obbrobriosi e secondari. Prendiamoli già adesso. Madre mia. Prossimo video Dol Guldur, signori. Cioè, non possiamo non avere ancora sbloccato questo personaggio. Detto ciò, allora. No. Spettri dei... Oddio, è bellissimo! Spettri dei tumuli. Ah no, aspettate, non posso non guardare un attimo Azog coi baffi. No, questo è bruttissimo. No, ma Azog coi baffi. Ma i trolls... Ah, ecco. Mi sembrava strano. Melon me. No, Azog coi baffi. È uno spettacolo. Ma perché proprio c'ha il mento squadrato sotto, no? Che lo rende epico. Tranduil. Vabbè. Sì, agli altri non è che donino così tanto, però. No, infatti. Bard? No, a parte Thorin, baffo di quercia, voglio... Bard. Bard... No, non gli stanno benissimo. Comunque dicevo, personaggi che non abbiamo proprio mai usato. Ecco, proprio. Uomo di ponte lago lungo e lui. Andiamo. Anzi, abbiamo usato ancora di meno sto qua, quindi già che ci siamo. Salto attacco. Da quanto tempo che non lo facevamo questo, eh? Questo è, cos'è, il video nostalgia pulizia, cioè pazzesco. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Solo chi brandisce una lama Vorgul può distruggere oggetti Lego di Morgul. Ma questo povero Morgul, poverino, che gli distruggi gli oggetti di Lego, non si lamenta. Allora. Esatto. Ah, non era un nano. Era lui?
This weather is far too nice to be digging about in gloomy old caves. Unless you're a dwarf, I suppose. Ah, ecco cosa c'entravano i nani. If I'm going to pursue a career in mining, though, I'd much prefer a mithril pickaxe to get the whole business done in a jiffy. If you'd be good enough to forge me one, I'll give you a tip on perfect forging. Ma che poi non ho mai letto il sottotitolo, dice per un lavoretto perfetto, ma lui dice chiaramente perfect forging, una cosa del genere, no? Cioè, nel senso, per forgiare in maniera perfetta, no? Io lo farei, perché appunto c'è l'achievement, forgiare le cose in maniera perfetta, visto che non ho ancora capito come funzioni la forgiatura perfetta. Ma aspettate... No, montando un video scorso, un sacco di tempo fa, si parla tipo di 2 mesi fa, un po', mi era venuto in mente un tentativo di qualcosa da fare. Studiamo ancora come si forgia in sto gioco. Sono troppo curioso. Lady Nana con il baffo? Per renderla ancora più uomo. Ok. Allora, perfect forging. My hammers and tongs, you'll never go wrong. Vai, Skeletor. Forgia per me. Careful with the furnace, eh? Not insured. Allora. Avevamo completato tutta questa barra sopra. E dava la forgiatura non perfetta, giusto? Nel senso che schiacci troppo presto. Ma cosa? Ma quindi me lo fa? I won't ask what you're planning to use that for. Ora quello interno. Ma perché non ho capito? Il punto è che poi mi mancano ancora 2 oggetti e poi non posso più forgiare. Come faccio a fare l'achievement, scusate? Cioè vuol dire che devo andare a forgiare nel primissimo livello, nel livello del prologo, perché lì c'è un momento di modalità storia dove si va a forgiare. E prendo lì l'achievement. Com'è possibile? Come è possibile? Non è che è tradotto malissimo l'achievement, in realtà dice forgia tutto quanto e basta. Io non lo so e non lo saprò mai. Ah, ecco. Ma c'è qualcuno che pulisce qua? Hello there. Hai appena piantato e pulito questo fiore, vero? Whoops. Lo spettro dei tumuli is back ed è più violento che mai. Soldi. C'è anche l'achievement che diceva tipo di arrivare a 10 miliardi. Siamo soltanto a 294 mil... No, aspettate. Milioni, sì. A mithril pickaxe. Well, that's awfully generous of you, but well, Farmer Maggot offered me an extra pumpkin a week if I stick to farming for him. So I won't be doing any mining after all. Still, maybe I can use it to chase off any other nuisance trolls. Thanks. Gliel'ho tipo conficcata in testa mentre parlava. Forgiatura perfetta. Quanto? Madre mia. Adesso io non transigo. Questo è il... Dov'è? Questo è il video in cui bisogna capire le cose, quindi sapete già che cosa sto per andare a fare, vero? Built deep within the mountain itself, the beauty of this fortress city is legendary. Speedrun, speedrun, para 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 para. La cosa inquietante di questa speedrun è che tipo devo per forza colpire questo perché sennò lui non sarà contento, e usare per forza la ruota perché sennò non potevo cambiare personaggio, perché essendo tutorial non te lo fa cambiare il personaggio se non utilizzando la ruota e se non schiacciando il primo tutorial.
Quindi ho risparmiato tempo facendo quelle cose, sappiatelo. Questo è il vero conoscitore di speedrun. Adesso c'è il famoso freeze. Aspettate. No, non si è bloccato? Di solito si blocca sempre il gioco quando passo di qua. Non so perché. Ah, forse perché non ero andato nell'angolino largo. Dovevo prenderla più larga la strada. Aspettate, lui è più veloce. Oddio. Ecco, speedrun già cacciata via perché... perché ho sbagliato, dovevo rompere quello, non quelli sopra. Aia la testa. Ok. Forza, 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 forza. È un pollo. Anche più di uno, secondo me. Vai, sai com'è. Ok, forza. Tu, di qua. In precious gems hewn from rock and in great seams of gold running like rivers through stone. Perfetto. Forza, forza, forza. Ah, yeah, no. Ok. Ciao, Bofur. E adesso scopriremo come funziona forgiatura perfetta. Oh no, devo prendere... no, ce le ho tutte le cose, quindi... ah, ne manca ancora uno. Dov'è? Ok. Uff. Cos'è? Mi salta completamente il minigioco e mi dice che... no. Io non ho capito. Posso dire che non ho capito? Cioè, allora, è che adesso mi viene il dubbio, non mi ricordo com'era senza l'extra. Sapete, io devo risolvere sta cosa, quindi taglio, tranquilli, ma ci ritroviamo lì senza l'extra attivo. Vi faccio giusto vedere anche se c'è davvero il freeze o il lag se faccio il giro largo. No, ma come si faceva allora, scusa? Come? Dovevo rompere qualcosa? Io mi ricordo che ogni volta che giocavo questo livello, sia in modalità storia, che come avrete visto nella mia blind run, sia quando l'ho completato con Edo, c'era il famoso... non mi dire che l'hanno patchato. Vabbè, a tra poco. Tu distruggi, io provo. Come sempre. Sei sempre simpatico, come sempre. Oh mio Dio. Tranquillo, se si blocca così è normale. Ok. Quindi com'era senza l'extra? Qui era uguale. È giusto, è senza l'extra, infatti. E se io qua faccio un errore, ovviamente me lo conta. Se invece schiacciassi un tasto sbagliato, anche qua me lo fa. E allora a cosa serve forgiatura perfetta? Cioè, non si possono forgiare nuovamente quegli oggetti là? Troppo bella sta scena. Dico, non si possono, no? Quindi perché darti un extra per una cosa che tanto... cioè, non è come tipo pesca in maniera perfetta, non so se vi ricordate, no? Il Lego Il Signore degli Anelli, che nei livelli potevi pescare come esattamente anche nell'open world e c'era un minigioco simile a questo per poi ottenere l'oggetto X che serviva per proseguire nel livello. Però qui non è così. Qui l'unica parte in un livello dove si può forgiare è quella, e per quanto riguarda il resto lo sapete, no? Cioè, è solo a Brea, solo una volta. Boh,
Non lo so. Allora, questo era il salvataggio dalla caduta. Ehi, ma... Orco butta fuori? Come, scusi? Come orco butta... Aspetta, non era l'orco con lo smoking? Cioè, voi mi state dicendo? Che posso comprare l'orco con lo smoking? Cosa ne pensi, Aquila? Concordo in pieno. Era un... Yeah! Hanno subito, corri. Anzi, cavalca. Vai, peste. Cos'è? Cioè, è con le macchie verdi, perché peste, pestilenza. Cioè, è malato. You know? Tum tum. Tum tum. Tum tum. Ah, forse era dentro. Eh sì. E dai, riapriti. Forza. Stai buono, amico. E ti compro tantissimo. E così abbiamo tolto anche quello. Ci mancherà il fabbro e il negromante, che appunto non a caso, non solo me l'avete detto voi, ma ovviamente è l'unico senza testa, cioè senza capelli, accanto a Sauron, sapete com'è. Tum 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 tum. Oddio, ma c'ha la padella! Come, scusa? Cos'era quella faccia incredibile? Ok, andiamo fuori, così riuscirò a usarti per bene. Oh yes. E poi lancia via la roba. No. No, come fai a lanciare via la roba? Sto schiacciando sia quadrato che cerchio. Sto tenendo premuto quadrato. Oh. Gandalf? Madonna. Il Balrog? Nulla in confronto a lui. L'orco troll butta fuori con lo smoking e niente pantaloni. Ma va bene. Detto ciò, visualizziamo quella che è denominata mappa. Questa zona l'abbiamo finalmente conclusa del tutto. Potremmo già andare a guardare Dol Guldur, eh? Potremmo già fare un po' di pulizia. Non lo so. Questo cos'è, la casa di Radagast? Esatto, andiamo a fare la casa di Radagast. Che è un posto dove non si va mai. Però, scusate, prima voglio vederla di notte, perché è un transico. Scusate, avevo distolto lo sguardo. Il troll. Siamo con il troll sull'aquila. No, ma come? È fantastico. Cioè, il troll non può montare gli oggetti Lego, ma può andare lì sopra. Ecco casa di Radagast. Peccato che non si possa entrare nella casa di Radagast. Sarebbe stato carino vederla. Detto ciò, andiamo subito a cambiare tempo. Quindi cambiamo personaggio e prendiamo il mitico, insuperabile, indimenticabile pescatore coi baffi. E lo mettiamo a cavallo, ovviamente, di fulmine. Quindi facciamo nostalgia perfection, no? Solo che l'altro personaggio non può essere Gandalf. Se dobbiamo fare un nostalgia perfection, l'altro personaggio deve essere ovviamente un altro. Quindi quale? Lo so.
Peter Jackson con i baffi. Che domande. Ten ten tuturutappa. Le pietre consigliere offrono consigli su come usare abilità. Se ne è andato il testo, puoi impostare la frequenza delle icone di aiuti dal menu opzione. Ah sì? Ah sì? Ma io avevo controllato. Avevo controllato. Dov'è? Icone aiuti? No, sì, infatti. Prime 5 volte, sempre acceso. Ok, ok. Fantastico. Sapete poi che cosa potremmo fare? Sì, potrei parlarvi di una cosa. Oh no, si faceva di notte quell'extra lì. No. Vabbè, torniamo a fare questa missione. Porca miseria. Dovevo farlo subito. Ma non potevo saperlo. Io prima o poi, cioè subito in realtà, esigo dagli sviluppatori di giochi Lego che mi mettono anche tra le impostazioni dei prossimi giochi Lego pure la possibilità di togliere questo dannato cerchio blu sotto di me, perché io non riesco a tollerarlo. Mi dà davvero un fastidio. Reckon all that stuff in his hair is what makes him so absent-minded. I'm hoping it'll keep him from realizing that I borrowed his bunny sled and kind of lost the bunnies. Of course, if someone were to bring them back, that probably wouldn't hurt either. Okay. Di conseguenza, usiamo ovviamente. Cosa sto facendo? Usiamo ovviamente Radagastino. Ok. Questa è l'ultima cosa che facciamo in questo video. Poi basta. Per oggi basta. Prossimo video. Tokutur. Anzi no, sapete cosa facciamo? Rimettiamo la notte e andiamo a parlare con quello lì. Di quell'extra. Però, scusatemi, non ha senso allungare il brodo in questo modo. Pac! Tanto mi segue bene il coniglio, immagino, no? Sì, diciamo di sì. Con quale nota e quale acutezza... Ah, si dice acutezza, non so... Acuitità è... Ok. Ok. Oh, questi sono conigli di Rosgobel. I like to see them try. Coniglio di Rosgobel, vieni. Oh. Si era incantato. Ma guarda te dov'è nascosto. Papà, uccidiamolo tantissimo. Lo cucino per cena. Volevo dire vieni. Docile coniglio, simpatico Bugs Bunny. Ne mancano ancora 1000. Andiamo. Uno è andato e ora ne mancano 1000. Radagastino, ino, è piccolino, tattara. Ruota così, ruota cosa? Radagastino, eccolo là. Il supereroe più migliore. Non si dice grammaticalmente e sintaticamente, è tutto sbagliato. Ma che lessico usi, brutto idiota. Cose 96. È un ilota. Quella nave sta per affondare. Esattamente come il tuo onore. Ma non fa rima. Sì, lo so, abbiate pazienza. Un pa. Radagastino è proprio folle. Porta i conigli dalla donzella. Come se non ci fosse altro in mente che cucinarli in padella. Venga coniglio, seguici. Sir, Radagast bunnies. And they're all safe. Oh, thank goodness.
That's the last time I go joyriding after taking a shortcut through the Mirkwood. Here, I've got something for you to say thanks. Signorina, lei ha detto che sono tutti salvi. Io dico che sono tutti sani e salvia. Cottura lenta. Oddio, posso uccidere i conigli. Best gioco Lego ever. Scusate, ho avuto un momento di ira funesta. Detto ciò, è notte. E Gandalf. Anzi, no. The Hour. Anzi, no. Com'era? Smoke rises from Mount Doom. The Hour goes late. And Gandalf the Grey rides to Isengard, seeking my counsel. Perché è per questo che sei venuto, non è così? Mio vecchio amico. Uccelli! Chi si ricorda quel video che ho fatto un sacco di tempo fa? Il fumo si alza dal Monte Fato. L'ora è tarda e Gandalf il Grigio cavalca verso Isengard in cerca del mio consiglio. Perché è per questo che sei venuto, non è così? Il mio vecchio amico. Uccelli! Il tuo amore per la foglia pipa dei mezzuomini ti ha rallentato il cervello. Uccelli! Quanto tempo credi che abbiamo? Uccelli! Allora, dov'è il nostro extra di cui non abbiamo ancora parlato? Hello there! Oddio, c'ho paura di tutto? Beh, andiamo a riprendere il nostro migliore amico di sempre. Warpine? What you looking at? You think 'cause I'm an orc you're better than me? You know, I've got a skin, I ain't no different from you. Forge me a mithril skull cap and you'll see what I mean. Don't worry. I don't expect you to do it for nothing. I've got this rock you can have. It's supposed to make you twice as strong or something. That the mithril skull cap? Thanks. Put that thing on, and everyone shows up what they are inside. Just a whole lot of bones. Yeah, that's some deep stuff. You think about that. Ah, ma era uno scheletro scheletro. Ah no, oppure è divent... Sans, sei tu? Ma è bellissimo quell'omino. Allora, abbiamo preso i cuori extra. Ah, intanto facciamo una cosa. Prendiamo, cioè facciamo, scusate, extra, togliamo travestimenti per concludere la cosa e dobbiamo mettere assolutamente cuori, ah no, i cuori mithril, ma è cambiata l'icona rispetto alla Lego Signore Anelli, pazzesco. In questo modo, ops. No, aspettate, perché c'ho questa faccia qui? Perché lui è uno scheletro? Wait a second. No, perché? Cosa sta succedendo? Perché sono uno scheletro? Perché c'è sta cosa epica qua? Cioè, se mi allontanassi... Ma è dovuto al teschio che si è messo lui? Mi fa strano. No, no, è una cosa dell'area. O era un bug bellissimo che mi sono sfuggito di mano. No, 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 aspettate un attimo. Cappello teschio. Cosa fa il cappello teschio? Fa apparire gli altri come scheletri. Però gli altri. Quindi lui ce l'aveva indosso e io ero apparso come scheletro. Subito. Qua. Non mi frega niente. Anzi no, qui. Poi concludiamo davvero il video. Cioè, quindi io posso fare, posso dialogare. Oddio, si vede di no. Accende gli occhi di notte. Wow, ma si scopre una cosa dopo l'altra in Lego Hobbit di continuo, non, è uno stop pazzesco. No, no, io voglio parlare con uno in una side quest
I ragni non dovrebbe aver paura. Dicevo, voglio parlare con uno in una side quest che abbia di conseguenza l'aspetto da scheletro. Epico. Those otherworldly objects I've seen around. What are they? Artifacts that only one garbed in mithril wraith armor could use, perhaps? This trinket for finding rubies. It's all yours if you forge me some of that mysterious armor. Già fatto, amica. No, come non l'ho fatto? Those. No. Va bene, dai. Posso ritenermi soddisfatto o andiamo a fare anche questo? Eh sì, manovella a mano l'ho anche già fatto. Allora facciamo così, è un video che dura un po' più del solito perché è un video di pulizia. Cioè, ormai sta già durando più del solito. Cercherei di lasciare questa come unica cosa, cioè ultima cosa da fare in questo video, comunque. Che poi voglio andare a Dol Guldur. I fought that the fortress is abandoned. No, Gandalf. It is not. Dark Forces. Come scusa? Dark Forces rises. And Gandalf the Great rides to Isengard. Who keeps taking these crank handles off? I can never find one when I need one. I'd forge myself a mithril skeleton crank which fits any slot. But for some reason they don't take kindly to goblins in the blacksmith. You could forge me one, Mel. And I could tell you how to start a worldwide party in return. What's that? Oh, a mithril skeleton crank. Finally I can bust this thing open. And many other things besides. Here. I'll let you do the honors on this one as an extra thanks or whatever. Oh yeah. Ma dove va? Ah, ecco. Carnevale della Terra di Mezzo. Allora, io sono sicuro che in questo momento tutti voi che sapete già che cos'è questo extra sarete lì a dire: oh mio Dio, sì! Sì! Vai, finalmente 50 miliardi di video per vedere questa creazione di cose incredibile che non aspettavo altro. Prossimo video, sono un infame? Sì, per una volta faccio un cliffhanger. Per una volta faccio un cliffhanger. Io lo scoprirò fra un attimo e voi invece scoprirete la mia reaction a sta roba fra due video. Detto ciò, grazie. Scrivete hashtag. A questo punto proprio scrivete hashtag due punti e tutto attaccato senza neanche fare gli spazi. Così infame per te solo Lego brick delle lame. Perfetto. Ci vediamo al prossimo video.